Questa è la storia di un'automobile, ma può iniziare con un ciliegio in fiore, simbolo qui in Giappone della bella stagione che torna. Ha dato il nome a una vettura, in inglese, Cherry. Se il ciliegio è simbolico, gli altri alberi non ricevono minor rispetto. Ciascuno ha un numero perché sia sorvegliato e curato. A difesa di alberi ed uomini, pannelli elettronici segnalano ai semafori il grado di inquinamento, così quello del rumore, e centinaia di acceleratori si sollevano insieme con rispetto. Il rispetto di una tradizione che resta, convive con il progresso, lo ha aiutato ad essere civile, anche nelle minuzie, come il chiudersi da solo dello sportello di un taxi. Le immagini di un Giappone lanciatissimo riempiono giornali e teleschermi. Noi abbiamo cercato e trovato altre immagini, le volte che siamo tornati per registrare i momenti giapponesi di una collaborazione industriale con l'Italia, che è anche un incontro fra alte tecnologie, scaturite da due culture raffinate e antiche. Dopo 25 secoli, è la primavera del 1981, a Prato la Serra, non lontano da Avellino, riaffiorano con una necropoli segni della civiltà dei Sanniti, pastori e agricoltori, guerrieri. I reperti archeologici sono accuratamente raccolti e trasferiti in un museo. Qui si sta preparando il terreno per uno stabilimento. Primo momento visibile di questa storia cominciata qualche mese prima. A Tokyo, il 9 ottobre dell'80, l'Alfa Romeo e la Nissan hanno concluso l'accordo per una società congiunta che si chiamerà ARNA, raccogliendo le iniziali di Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli. La società, con capitale del 50% per ciascuno dei due partners, produrrà in Italia 60.000 vetture all'anno, con lamiere stampate provenienti dal Giappone, quelle della Cherry, e con motori e parti meccaniche Alfa Romeo. La produzione inizierà nell'83. L'abito giapponese della nuova vettura dovrà essere adattato ai gusti attuali europei e all'Alfa si comincia a lavorare per questo. Le norme di circolazione europee richiedono varianti anche per i dispositivi di segnalazione. Saranno necessarie modifiche alla scocca per il suo adattamento alla meccanica italiana. Le lamiere stampate giungeranno qui a Prato la Serra, dove sarà formata la scocca nel reparto di lastro saldatura. In un altro reparto, la selleria, saranno preparati sedili e tappezzerie, combinati i circuiti elettrici. Tutto sarà trasportato nel vicino stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove saranno montati motori e parti meccaniche. Si dà il via a prove ed esperienze. In Italia a Pomigliano, ad Arese, a Milano, a Balocco e in Giappone a Tochigi, a Zama, o Moku. Prototipi camuffati partono con buona scorta verso il gelo o il caldo torrido. Thank you.
Svezia, Finlandia, Norvegia, poi ancora Svezia, settimane di chilometri ghiacciati. Sì, capisco. Sì, sì. Sì, abbiamo fatto la prova col temporizzatore consigliato da voi. Va bene, ma il tempo va un po' prolungato perché 10 minuti sono poco. Sì, parla pure, parla vero, perché ti capisco benissimo. Eh sì, la temperatura esterna qui si aggira sempre, da 30 a 32 gradi. Come? Sì, ma c'è della neve sulla strada, neve perché c'è il pulviscolo. Allora, non è proprio neve, è il pulviscolo di neve che entra dentro nel vano motore. Anche qui la domenica è domenica e si potrà scrivere una cartolina a casa una volta scaldate le dita. Si potrà apprezzare la cortesia della gente, la bellezza e il candore dei bambini e anche delle bambine. Poi non farà male qualche metro a piedi. Siamo ai primi dell'82 e lo stabilimento di Prato La Serra, costruito dalla Condotte, ha preso forma. Via vai di giapponesi in Italia e di italiani in Giappone. Anche noi vi torniamo. And the rear also 2 passengers. Duke, excuse me, no. Steady condition here. That are 3 persons. That include the rubbers? Yes. In the same. Tocigi, il momento del confronto fra una rossa Cherry ed un prototipo della nuova vettura portato dall'Italia. For change over here and here. Torque and not torque. Acceleration. Brake? Frena. No, frena. La domenica qui si chiama Nichio, ma è la stessa cosa. A noi piace guardare le vetrine, a qualcuno piacerebbe gustare il pesce crudo, ma la maggioranza vince e si va a mangiare il sukiyaki, piatto tanto antico quanto squisito. Qui può succedere che un pilota per le cui mani sono passate le automobili più ardite perde il controllo di 2 bacchettine. Italiani e giapponesi non si somigliano di fuori, parlano lingue diverse, forse anche il modo di lavorare è diverso. Poi in pochi giorni ci si intende. Come strumenti moderni per l'intesa, riaffiorano, vengono in aiuto ricchezze comuni, disponibilità umana,
facilità di adattamento, fantasia, curiosità, un pizzico di fatalismo ed uno di umorismo. Preziose eredità tratte da secoli di vita difficile, se in risaia o nei campi non importa, o nel tanto mare che è attorno, sia esso mediterraneo o pacifico. Giungono a Napoli le attrezzature occorrenti per comporre le scocche da installare nel nuovo stabilimento finito. Tutto a posto, regolare e puntuale. Anche questi caschi non potevano mancare. Dalla base, Agadir, ogni giorno si prende una strada diversa, arrampicandoci sull'Alto Atlante o andando a cercare i 50 gradi e i percorsi sconnessi del deserto. Se questa prova estrema è benefica per la vettura che verrà, lo è un po' meno per noi. Eppure questo viaggio è una cura di ottimismo. Ce lo insegna la gente che ci accoglie nelle soste e divide con noi sorridendo quel poco che ha. Venerdì, che qui è come domenica, si decide di non viaggiare. Il prototipo deve fare il check-up. Interno 1, eh? Sì.
4 e mezzo. Sì. Punto 2, esterno. 4 e 8. Va bene. Essendo il venerdì dedicato al riposo, si finisce la giornata nel folklore marocchino. Settembre 82, omologazione. ...1983, stabilimento giapponese di Tochigi, prima stazione del viaggio produttivo. Si taglia e si stampa l'acciaio per la nuova vettura. Le parti stampate della scocca raggiungeranno l'Italia per nave. È il momento giornaliero della pausa. Dopo il pasto si continuano giochi antichi. Sul silenzio delle presse si riprende un discorso interrotto. Si scrive a qualcuno lontano, che forse in risaia o sul mare. Per molti il giorno di festa offre un momento religioso, qui dove buddismo e shintoismo sono buoni vicini di casa. Poi, al ritorno della bella stagione, dovunque è festa di popolo. Per esempio a Tokyo, è la prima metà di maggio. Prima metà di maggio, dall'altra parte del mondo. Per esempio a Gubbio, il giorno della corsa dei ceri. Protagonisti e spettatori sono operai, studenti, avvocati, contadini, ingegneri e ragionieri. È il Matsuri, la festa del quartiere di Esakusa.
Sono operai, studenti, dottori, contadini, artigiani e marinai, sotto i pesanti mikoshi, che portano i simboli delle divinità. Portano i pesanti ceri di Gubbio i simboli di Sant'Ubaldo, San Giorgio, Sant'Antonio. Domani, qua e dall'altra parte del mondo, si tornerà tutti in giacca e cravatta, in camice o in tuta. A Prato la Serra, puntuale con i programmi, è cominciata la produzione delle scocche. Si chiama Clinic Test
È come un rito. Persone di ogni categoria, scelte a caso sull'elenco telefonico, sono invitate in camera Caritatis a esaminare la vettura che uscirà. Dovranno giudicarla, metterla a confronto con altre della stessa categoria, notare pregi e difetti, immaginarne anche il prezzo. È un'indagine eseguita ogni volta che nasce una nuova vettura. Finisce un turno e ne comincia un altro a Pomigliano, che alla produzione propria aggiunge adesso quella dell'auto italo-giapponese. È il momento fisico dell'incontro. Il motore italiano indossa stavolta una scocca giapponese. Non sono passati 3 anni dall'inizio della storia. La nuova automobile, dal contenuto italiano per l'80%, viaggerà in varie versioni in tutta Europa. In alcuni paesi si chiamerà Arna, in altri Chery Europe.